Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giù di Muscoli a Vita. È lunedì mattina, buona festa del lavoro a tutti in ritardo, perché probabilmente starete vedendo questo video un pochino dopo. Comunque, buona festa del lavoro a tutto, spero abbiate passato una ottima festa, giornata di festa. Oggi vado, per prima cosa vado a fare l'allenamento upper power strength, ovvero parte del corpo superiore, veramente in cui provo a spingere il massimo, il più carico possibile per fare un po' di questi gains che, anche se sono a dieta, voglio continuare a mettere su almeno un piccolo pochino di massa muscolare magra se ce la faccio. Poi dopo tornerò a casa, molto probabilmente cucinerò qualcosina che vi farò vedere. Poi in realtà finisce lì la giornata divertente, perché poi inizia il lavoro, quindi devo edit un po' di video che dovrò mettere sul canale proprio per voi. Poi devo fare qualcosina per il lavoro, dato che domani abbiamo una riunione, quindi dovrò prepararmi per quello. E per il resto magari andrò a fare shopping, non so se sono aperti oggi o no, boh. Però andrò magari a fare una passeggiata solita, un po' di cardio, camminatina lenta. Comunque noi iniziamo la giornata come sempre, mi sono bevuto mezzo litro d'acqua, mi spaccio due caffè stamattina, me ne sparo due perché voglio veramente andare forte oggi in palestra. Mi sento un pochino rotto, ma non voglio lasciare che influisca sul mio allenamento, quindi detto questo noi ci vediamo nell'allenamento. E ragazzi, riprendiamo quindi con un commentary che mi avete lasciato nei commenti che vi piace. Questa è una giornata upper body, ma praticamente non faceva parte del mio upper lower split. Volevo semplicemente fare qualcosa di diverso, dato che veramente mi sentivo bello stanco. Come avete visto qua, per prima cosa ho fatto i weighted pull ups, ovvero con del carico, una zavorra. E questo veramente penso che la mia schiena sia un punto forte e è proprio dovuto a questi weighted pull ups, quindi le trazioni alla sbarra con peso aggiunto, che fanno veramente i lats, ti fanno diventare molto molto largo. Poi passiamo qua al T-bar row. Come vedete, questo è un movimento per la schiena, per fare non la grandezza ma lo spessore della schiena, veramente importante. Passiamo poi a un esercizio, questo non bisogna caricare troppo, sono i reverse flies alla macchina. Qua non dovete caricare troppo, ma veramente è un movimento di più di mobilità, perché spesso trascuriamo la parte posteriore, i deltoide posteriore delle spalle, e questo invece è un ottimo movimento, quindi vi consiglio di includerlo. Poi sono passato a uno dei miei punti, diciamo, forte, che però mi piace veramente allenare, e sono i deltoidi laterali. Tanta gente gli manca appunto questi deltoidi laterali. Un ottimo modo è aumentare la frequenza. Se voi aumentate la frequenza con cui allenate i deltoidi laterali dalle 2 alle 3 volte a settimana, vedrete netti netti miglioramenti. Anche lì non dovete andare pesante, scegliete un carico basso. Io ad esempio vado massimo a 10 kg e fate abbastanza tante ripetizioni, quindi dalle 15 ripetizioni a serie. Qua poi passo ai tricipiti. Il tricipite praticamente è 2/3 del vostro braccio, quindi se volete aumentare di braccia dovete veramente concentrarvi sul tricipite. Il tricipite lo puoi allenare, ci sono due parti, quindi puoi colpire la parte, il tricipite cosiddetto lungo, e la parte corta. Il movimento che avete visto era apposta la parte lunga per allenare proprio la parte esterna che è più lunga. Poi sono passato qui ai bicipiti, come vedete, e dopo avervi portato quel nuovo studio, la nuova ricerca che è stata fatta, in cui hanno dimostrato che carichi più leggeri possono veramente aiutare e beneficiarvi quando provate a costruire i bicipiti sicuramente sono una mia parte debole del corpo, e quindi ho iniziato a includere più serie proprio con dei carichi meno pesanti, più leggeri, pensando veramente alla contrazione. Come vedete qua, il gomito è immobile, quindi sto veramente contraendo, facendo il tutto il più possibile, contraendo proprio col bicipite e non usando del momentum. E questo veramente sto notando grandi miglioramenti, anche se sono a dieta. Come vedete qui, il mio gomito è immobile, non sto tirando, non mi sto muovendo, sono tutto immobile. L'unica cosa che lavora sono i bicipiti. Vi consiglio veramente veramente di includere questo movimento magari nella panca un po' inclinata, così che voi vi potete reclinare dietro, e questo veramente isola i bicipiti. Io proprio non ce la facevo più, mi era venuto un buon pump. Scusate per la qualità dell'immagine, ma proverò ad aumentarla e a migliorarla. Comunque godetevi il resto del video. Ragazzi, io sono appena tornato a casa e lo sapete, io su questo canale voglio essere super onesto sempre. Quindi veramente ho filmato pochissimo perché è stato veramente un workout di merda, è andato una merda, e io sono sempre positivo comunque su questo canale, mi vedete, sono sempre sorridente eccetera eccetera, però quando mi va male il workout, e così male, veramente
la positività tipo mi esce completamente, sono incazzato e imbestialito comunque. Lo sapete, io sono super onesto con voi e quindi voglio un attimino parlarvi di come mai è andato così di merda il workout. Io penso veramente che sia dovuto a un paio di fattori. Per prima cosa, sicuramente sto a dieta, quindi piano piano, questa mi sembra che è la quinta o la sesta settimana, quindi ovviamente sto perdo energia, perdo comunque quella spinta, non riesco a fare quelle ripetizioni che devo fare. Ovviamente è da aspettarselo, però penso che sia anche dovuto a un'altra cosa, ad esempio il fatto che io non sono abituato a filmarmi in palestra e diciamo che quando faccio soprattutto il power day, in cui sollevo dei carichi veramente pesanti per il mio peso e per il mio corpo, devo essere veramente 100% concentrato, perché se non lo sono, per forza di cose, tipo, non riesco a sollevare il peso. Devo essere 100% concentrato, e quando mi filmo mi sembra veramente che, tipo, alla fine, invece di recuperare veramente, sto pensando a dove mettere la telecamera, cosa fare, l'altra gente che tipo mi guarda. Alla fine, tipo, non è che mi piace tanto, io voglio fare il mio percorso, voglio entrare in palestra, fare il mio allenamento senza pensare a nient'altro. È come se fosse la mia ora di meditazione, la palestra. Tipo, mentre c'è tutto il casino nella vita, lavoro, vita personale, eccetera, 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 la palestra è proprio sono io, mi metto la musica, vado, mi concentro, eccetera, eccetera. E filmandosi, ovviamente, perdo un attimino questa cosa. Comunque, questo non è per dire che non filmerò mai più e che è colpa vostra, assolutamente no, è colpa mia. Ho pensato che magari per continuare a fare i progressi, che alla fine questo canale io voglio aiutarvi in primis, ovviamente, perché voglio appunto farvi capire qual è veramente la verità, se volete mettere un po' su di massa, un po' di massa muscolare e bruciare i grassi, questo in primis voglio aiutarvi, voglio mettervi del content che sia utile per voi, ma in secondo voglio più o meno, comunque è come se fosse un modo per monitorare e vedere i miei progressi col passare dei mesi, il passare del tempo. E quindi ovviamente quella è la seconda cosa, io devo continuare a fare i progressi, e se il fatto che filmo in palestra purtroppo mi rallenta perché devo concentrarmi su un'altra cosa e quindi alla fine ho dei workout che non sono ottimi, per forza di cose devo un attimino rivalutare il tutto. E quindi penso che per il prossimo, almeno adesso che sono a dieta, quindi ho veramente poche poche energie, quindi ancora 4 settimane, penso che filmerò pochissimo, super, pochissimo in palestra, soprattutto parte del corpo superiore, perché su quello voglio veramente concentrarmi, perché sennò rimango mini, cazzo. Voglio diventare un po' più grosso, sinceramente. Comunque, quindi, filmerò per voi la parte, sicuramente gli allenamenti di gambe, perché quello mi viene più facile, perché ho iniziato ad allenare gambe magari 3 mesi fa, 4 mesi fa, seriamente, quindi sto ancora progredendo bene anche sono a dieta, ma parte del corpo superiore sono arrivato a dei carichi parecchio pesanti, devo essere 100% concentrato. Quindi sicuramente vedrete degli edit, mi dispiace un sacco, spero che mi riusciate a capire, perché comunque non sono contento del fisico dove sono, cioè non sono 100% contento di dove sono ora, voglio comunque continuare a fare progressi e aiutarvi allo stesso tempo, però sicuramente quando rinizierò a filmare gli allenamenti, la parte del corpo superiore, li fermerò benissimo, completamente, eccetera, eccetera. Vedrete, ho grandi piani in programma. Comunque, tornato dall'allenamento, vi faccio vedere, basta che non voglio essere così negativo, grazie di essere ancora qua ad ascoltare, mi dispiace che oggi è andata così. Qua, per pranzo, o comunque post-workout, mi faccio uno di questi protein shake con 40 grammi di proteine, non l'ho mai provato al cioccolato, speriamo dovrebbe essere molto buono, e ovviamente già lo sapete tanto, mamma mia, il sushi. Io sono un patito di sushi, quindi se mai faremo un meetup dove ci ritroveremo, sicuramente andiamo a mangiare del sushi, ragazzi. Comunque, io in questo momento mi mangio qua il mio pasto, mi dispiace per questo rant un pochino lungo, negativo, eccetera, eccetera. Se state ancora qua, ragazzi, grazie veramente tanto per il supporto, è incredibile, grazie mille, noi ci vediamo nella prossima clip. Ragazzi, è uscito il sole e io ho ripreso il sorriso, quindi per non concludere il video in un modo super negativo, ora vi voglio parlare. Come avete visto, stamattina è andato di merda il workout, ma mi sono ripreso e ora voglio parlarvi delle 5 cose che dovete fare per assicurarvi un super workout. Praticamente, ovviamente abbiamo la nostra vita, il nostro stile di vita, chi lavora, chi studia, chi fa di qua, chi corre in giro, abbiamo tutti vari cazzi e mazzi per la testa e non sempre arriviamo in palestra con la mentalità giusta. Quindi che cos'è che possiamo fare per veramente ottenere i risultati che vogliamo in palestra e avere il miglior workout di sempre? Allora, sono 5 cose. Prima cosa, idratazione. Dovete essere idratati al massimo. In termini pratici cosa vuol dire? Se siete delle ragazze dovete più o meno bere dai 2,5 ai 3 litri d'acqua al giorno e soprattutto consumare minimo 1 litro
prima dell'allenamento. Questo per quale motivo? Perché i muscoli sono il 70% composti di acqua, quindi è veramente importante che siete ben idratati prima di entrare in palestra. Passiamo allo step numero 2. Allora, consumare un pasto pre-workout, magari dai 30 ai 45 minuti prima dell'allenamento, composto da 20 grammi di proteine, 20-30 grammi di proteine e 20-30 grammi di carboidrati. Quindi, nulla di grande, solamente qualcosa di leggero che vi possa aiutare ad avere più energie durante l'allenamento, vi evita di avere quel crash, vi evita di veramente dopo due serie di due esercizi di morire completamente. Quindi se vi mangiate qualcosa di leggero, ora non andate ad abbuffarvi, semplicemente 20-30 grammi di proteine e carboidrati, ad esempio un protein shake e non so 5 gallette di riso, qualcosa del genere di leggero, vi potrà dare l'energia per tutto il workout e vi aiuterà veramente ad avere un ottimo workout. Terza cosa molto molto importante è entrare in palestra con un piano di azione, avere un game plan che sapete già esattamente quante ripetizioni e quanti esercizi, quante serie dovete fare per ogni esercizio. Perché tanta gente, troppa gente entra in palestra senza veramente sapere che cosa vuole fare, fa un po' qua e là gli esercizi che gli vengono, ah se la panca piana è presa da altre 5 persone, allora aspetto, devo cambiare, voi entrate in palestra con un piano, eseguite il vostro piano, pensateci anche prima, vi dovete un attimino, come direbbero gli inglesi, pump up, quindi dovete mettervi un po' di musica. Mi raccomando, una volta entrate in palestra, andate al massimo, seguite il piano, seguite ripetizioni, serie, esercizi, eccetera, eccetera, e avrete un ottimo workout. Quarta cosa, anche questa molto importante, non fondamentale come le altre, ma importante, è consumare un po' un pre-workout o comunque consumare un po' di caffeina mezz'oretta prima del vostro workout, 25 minuti magari prima del workout. Questo che cosa fa? Caffeina vi dà una spinta in più, vi dà quell'energia in più, soprattutto se vi allenate la mattina o sera tardi, magari dopo il lavoro, che siete stanchi, eccetera, eccetera. La caffeina vi permetterà di non dormire sulla panca piana, ma di fare proprio le ripetizioni. Quindi ve lo consiglio veramente, uno o due espresso o un pre-workout se volete spendere i soldi prima della palestra, vi darà un kick, vi darà quell'energia in più per andare veramente bene nel workout. E come ultima cosa, quinta e ultima cosa, importantissima, però purtoppo non ci potete pensare appena prima l'allenamento, dovete veramente integrarlo nella vostra vita, è il fatto che dovete dormire un minimo di 7 ore a notte. È stato provato diverse volte che se tu dormi meno di 7 ore a notte, durante la giornata non starai al massimo delle tue capacità mentali e fisiche. Quindi dormite minimo 7 ore a notte. È stato anche provato che dormire oltre 9 ore a notte non apporta alcun beneficio, non vi aiuta ad andare meglio in palestra, eccetera, eccetera, perché vi svegliate anzi quasi più stanchi. Non so per quale motivo, cosa sia esattamente, se uno di voi è un medico, fatemi sapere nei commenti. Però questo, quindi provate a dormire un minimo di 7 ore, massimo di 9 ore a notte. Queste sono le mie 5 cose per veramente avere un ottimo workout. Io sarò sicuro nei prossimi giorni di rimettermi bene, seguire questi 5 consigli che vi ho appena dato, in modo da non ripetere oggi che ho avuto un workout di merda. Noi ci vediamo nella prossima clip. E ragazzi, voglio concludere qui questo video, quindi come avete visto anche io sono normale, umano, non sempre vanno bene gli allenamenti in palestra, a volte sgravo sulla dieta, eccetera eccetera, facciamo tutti i nostri errori, l'importante è riprendere subito rapidamente e sicuramente se seguite i 5 consigli che vi ho lasciato avrete un workout pazzesco. Come sempre, se vi è piaciuto questo video buttateci un like, se pensate che magari i vostri amici possono beneficiare delle informazioni, magari condividete questo video con loro, che veramente mi supportate e mi aiutate a crescere. Praticamente per me, per crescere questo canale, lo sapete, sarò onesto con voi, più like, più condivisioni, più commenti, eccetera eccetera, mi aiutate ad arrivare davanti a più gente, qualcosa di strano nell'algoritmo di YouTube. Quindi volevo veramente ringraziarvi a tutti voi per il supporto, se io sono qua adesso è grazie a voi, per continuare a crescere sono nelle vostre mani, quindi mi raccomando buttateci un like. Se siete nuovi al canale, non vi siete ancora iscritti, cosa fate? Iscrivetevi in questo momento che metto fuori content di qualità e da qui vado solamente meglio, non peggiorerò. Se avete qualsiasi domanda eccetera eccetera lasciatemela nei commenti, mi potete seguire su Instagram a Muscoli a Vita Fitness, lo trovate nel banner del mio canale. Come sempre vi voglio ancora ringraziare per il supporto, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi.